Durante questo periodo, durante questa pandemia, molti si sono cimentati nel produrre consigli, riflessioni, decaloghi per affrontare il distanziamento sociale e le sue conseguenze. Io ho qui con me Lucia Stelluti. Ciao Lucia, benvenuta. Ciao E Isa. a cui voglio fare una domanda. Cosa distingue una riflessione biblicamente fondata rispetto a quello che è poi il senso comune che il più delle volte sembra essere, come dire, il punto di riferimento per i tanti post e articoli che hanno inondato le nostre bacheche negli ultimi mesi? Allora, guarda Isa, cominciamo proprio da un'esperienza personale perché quando è cominciata questa pandemia e improvvisamente ci siamo trovati tutti a casa. Io avendo due bimbi piccoli a scuola ed essendo io stessa un'insegnante, sono stata sobbarcata di messaggi, video, insomma, blog, interviste di tutti i tipi. E tra queste anche molte cose cristiane. Devo dire che la mia sensazione, soprattutto nella prima settimana, è stata di un grande vuoto, come il bisogno di, di trovare qualcosa di più profondo. Diciamo che come cristiani ci distinguiamo per essere nati di nuovo, per opera dello Spirito Santo. Quindi sappiamo che possiamo dirci cristiani. Non perché abbiamo seguito qualche lista di buone regole, ma perché Dio ha compiuto la sua opera di salvezza nelle nostre vite. Perciò desideriamo ubbidirgli, facendo la sua volontà. Quindi tutto comincia da Dio e dobbiamo vivere in questa prospettiva ogni giorno della nostra vita, anche in una situazione, come quella che abbiamo vissuto fino ad oggi. Quindi non dobbiamo correre a soluzioni sbrigative. La nostra cultura è una cultura della fretta, vuole farci correre a una soluzione. No, prendiamoci il tempo di pensare i pensieri di Dio dopo di Lui. Cosa ci dice Dio nella sua rivelazione? La rivelazione divina, che cosa ci dice del modo, sul modo in cui noi come individui e come popolo di Dio dovremmo affrontare le sfide? E il buon senso non è sufficiente, non andiamo da nessuna parte con il buon senso. Questo è un allenamento, io credo, è stato per me un allenamento che mi ha aiutato a allargare la vista, senza più guardare al dettaglio, ma al quadro generale. Quello che mi ha aiutato, ecco, è stato di farmi delle domande, cioè che cosa sta facendo Dio? Cosa vuole farci vedere Dio? Cosa vuole fare vedere Dio nella mia vita? Quali sono gli idoli che vuole che io abbatta? Quali sono le sue prospettive? Che cosa sta facendo Lui? Dove ci vuole portare come popolo? Dove vuole portare me? Come si vuole servire di me? Tutte queste domande, meditando sulla parola, ci aiutano ad allargare la nostra prospettiva. Inoltre, un'altra cosa, un altro passo che il Signore mi ha fatto fare è stato quello di ricordare ciò che Lui ha già fatto. Nella scrittura, l'elemento della memoria ritorna continuamente, ma non è che Lui ci invita tanto a guardare gli eroi della storia, ma ci invito a guardare Lui che ha compiuto delle cose meravigliose in mezzo al suo popolo e anche per mezzo dei suoi figli. Nutrire la memoria vuol dire celebrare Dio perché il suo patto in Cristo rimane, perché Lui è fedele. Vuol dire trovare gioia e motivazione in quello che facciamo perché siamo aperti alla prospettiva di Dio. Grazie, grazie mille Lucia. Ricordo a tutti che se volete potete approfondire tutte le sfide perché esse sono presenti sul sito cervi.it. Un saluto e alla prossima sfida. Ciao!